Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento. Nel dettaglio, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la Banca Centrale restano rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4%. Secondo la BCE, la tendenza al ribasso dell'inflazione di fondo è proseguita e i passati incrementi dei tassi di interesse continuano a trasmettersi con vigore alle condizioni di finanziamento. Le condizioni di finanziamento restrittive frenano la domanda, contribuendo al rallentamento dei rincari. Il Consiglio direttivo conferma l'impegno ad assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% a medio termine e i tassi di interesse a livello attuale forniranno un contributo sostanziale al raggiungimento dell'obiettivo. I tassi resteranno su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario. Nei primi 9 mesi del 2023, gli spagnoli che hanno visitato l'Italia sono stati in aumento sia sul 2022 che sul 2019, con una spesa superiore a 1,7 miliardi. È quanto emerso in occasione della Fiera Internazionale del Turismo a Madrid. Il tipo di vacanza preferito è quello culturale. I passeggeri aeroportuali giunti in Italia dalla Spagna sono aumentati del 13% rispetto al 2022, con una durata media del soggiorno di 4 notti, mentre nel 23% dei casi si rilevano dai 5 ai 7 pernottamenti. Per il ministro del turismo Daniela Santanchè, la massiccia presenza dell'Italia a una fiera di rilievo globale come quella di Madrid non è soltanto una importantissima opportunità per offrire uno sguardo ai valori identitari dell'italianità e alle meraviglie dei territori, ma anche un modo per rafforzare ulteriormente il rapporto di amicizia con la Spagna. Il presidente e CEO di Enit, Ivana Jelinic, sottolinea come il turismo spagnolo in Italia crei un forte legame tra le due nazioni e contribuisca allo sviluppo economico e culturale di entrambe. 10 milioni di euro per far fronte alle conseguenze dell'impatto del granchio blu sulle aziende ittiche. È stata firmata la circolare che dal 16 febbraio dà il via alla presentazione delle domande per accedere allo stanziamento che permetterà ai consorzi, alle imprese di pesca e dell'acquacoltura di ottenere contributi a fondo perduto per fronteggiare l'invasione del granchio blu e avviare la semina, il ripopolamento e la protezione degli impianti. Sarà possibile avanzare le richieste fino al 22 marzo 2024. Il provvedimento si inserisce nell'ambito delle azioni messe in atto dal Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare per contrastare l'eccessiva e imprevedibile proliferazione di questa specie. Il ministro Francesco Lollobrigida ricorda che le domande presentate per ottenere contributi previsti per la cattura e lo smaltimento sono state già liquidate. Oltre a questo stanziamento da 2,9 milioni previsto ad agosto scorso, è stato istituito un fondo ad hoc da 500 mila euro l'anno per rimborsare una parte degli oneri previdenziali versati dalle imprese dell'acquacoltura. Lollobrigida auspica che le azioni messe in atto dal governo possano trasformare un'emergenza in un'opportunità. Il granchio blu, infatti, può essere una grande risorsa sia per le sue proprietà nutrizionali, in particolare la forte presenza di vitamina B12, sia per i potenziali mercati di sbocco, anche internazionali, che si possono raggiungere. La linea su cui si muove la politica fiscale del governo per il prossimo triennio è sempre quella di una riduzione costante del tax gap, ossia la differenza tra quanto lo Stato si attende di incassare e quanto in realtà poi versano i contribuenti. Sulla base dei conti pubblici aggiornati all'autunno 2023, con i dati delle ultime rilevazioni dell'Istat, emerge che tra le tasse e contributi nel 2021 gli evasori hanno sottratto alle casse dello Stato 83,6 miliardi. Di questi 73,2 miliardi sono da attribuire a mancate entrate tributarie e 10,4 miliardi sono evasioni contributive.